Sonia Zambolin, buongiorno, è appena stata nominata manager della transizione ecologica in Sintra. Buongiorno. Ciao Sonia, lei è biologa marina, dove ha studiato? Allora, ho studiato alla Sorbona a Parigi e io mi sono laureata in biologia. E da dove viene questa passione? Allora, durante i miei viaggi ho incontrato molte persone che hanno studiato biologia marina, specialmente quindi nell'ambiente del mare, che mi hanno trasmesso questa passione di proteggere il nostro pianeta dalle plastiche, l'inquinamento, il riscaldamento climatico. E quindi... È nato da questo, perfetto. Sonia, però intanto ha creato, assieme a suo padre, che è il CEO di Sintra, una bellissima oasi di biodiversità che va a correlare il nuovo Technology Center di Sintra qui a Suno, a Novara. Ci può spiegare quali tecnologie avete utilizzato per creare questa oasi di biodiversità? Allora, come prima cosa abbiamo il recupero delle acque piovane che vengono trattate insieme alle acque sporche da un impianto di fitodepurazione che viene quindi assorbito e purificato prima di essere messo in questo laghetto dove ci abbiamo dentro delle trote, delle carpe e due storioni che quindi sono simbolo di purezza dell'acqua. Quest'acqua dopo viene recuperata, demineralizzata, purificata, rimessa per i sanitari e utilizzata dopo la remineralizzazione come acqua da bere per i nostri dipendenti che si prendono a casa, che usano qui, che possono regalare agli amici e tutto quanto. Ecco, lei raccontava che in realtà in questo biolaghetto si potrebbe fare anche il bagno. Sì, esattamente, volendo sì, in piena estate quando fa bello caldo si può andare a giocare con i nostri pesciolini e passare l'estate un po' meglio. Certo, infatti oggi fa bello caldo. Sonia, le chiedo di seguirmi per farmi vedere esattamente che piante avete scelto per questo oasi. Allora, per l'impianto di fitodepurazione abbiamo usato le piante tipiche, le tifa, abbiamo anche degli iris che per rendere anche più carino il posto. Abbiamo fatto delle prove di piantazione di banano che stanno spuntando e principalmente sono tutte piante che sono usate molto spesso per la fitodepurazione e che hanno quindi il loro ruolo di purificare l'acqua e tirargli via tutte le sporcizie biologiche. Avete scelto anche di pacciamare con questi teli, perché questa scelta? Allora, abbiamo scelto di pacciamare per due ragioni. La prima per una questione di facilità di manutenzione, che crescono molto meno erbacce, così non abbiamo bisogno di usare diserbanti a base di glifosate o altre sostanze. E secondo, questa pacciamatura dura nel tempo e comunque se un giorno la vogliamo ritirare è un materiale in plastica purtroppo, ma riciclabile, quindi rimane comunque ecosostenibile. Ecco, mi raccontava che su quel garage avete intenzione di fare un tetto verde. Esattamente, è in progetto per i prossimi mesi di fare un tetto verde che almeno non si vede il bianco del tetto e andiamo a mettere ancora più natura in questo stabilimento. Adesso proviamo ad andare dentro perché c'è una parte molto interessante anche all'interno del Technology Center. Siamo all'interno del Technology Center dove Sonia hai creato un giardino pensile. Esatto, è un giardino dove abbiamo riunito delle essenze tropicali che si sentono perfettamente bene visto che in questo stabilimento la climatizzazione è perfetta, quindi abbiamo un'omogeneità delle temperature sia di notte che di giorno che permettono a queste piante tropicali di svilupparsi nel migliore dei modi. Lì invece è una sorta di nursery.
Esatto, è, la chiamiamo l'oasi, nella quale mettiamo tutte le piante che soffrono un pochettino, che andiamo a salvare nelle serre, per poter dopo fare la rotazione delle piante negli uffici, e che quando di là non hanno tanta luce le veniamo a ripiazzare di qua per poterle rinforzare. Ecco perché vi ho detto, questa è una green factory, esatto. Però anche gli uffici sono veramente pieni di verde per il benessere e il comfort dei dipendenti. Sonia, qui avete deciso di mettere piante tropicali, invece facciamo una piccola parentesi su cosa avete scelto come colture fuori. Allora, fuori abbiamo scelto delle essenze principalmente acidofile, che sono autoctone di questa regione, principalmente per il fatto che il terreno qui è molto acido, quindi si sviluppano benissimo sia azalee che rododendri, che camellie, che ortensie. Tutte queste piante della nostra bellissima regione le abbiamo riprodotte facendo talè, piantandole a destra e a sinistra. Ecco, ricordiamo che siamo in Piemonte, vicino a Novara, e che invece Sonia è di madrelingua francese e padrelingua italiana. Grazie Sonia per questa bellissima carrellata di cose che state facendo. Grazie a te Cristina, è stato un piacere.